Allora, volevo chiedere alla dottoressa Colizza, siccome Conte ha anche detto speriamo che con la Pasqua arrivi il riscatto, secondo lei arriverà un riscatto sul fronte sanitario? Perché in Italia c'è chi comincia a chiedersi se i tempi della scienza siano compatibili con quella della sicurezza sanitaria e anche con le esigenze dell'economia. Secondo lei? Ma credo che in questa situazione specifica le scale di tempo e gli obiettivi della gestione della crisi sanitaria e della gestione della crisi economica siano ovviamente differenti. Siamo di fronte a una crisi tale che avrà degli orizzonti temporali anche al di là di un anno e allo stesso tempo al momento la stiamo cercando di fronteggiare congelando completamente la nostra società, cosa che ha inevitabili impatti economici, quindi poi dobbiamo ovviamente risolvere e prenderci cura anche di quelli. L'elemento, secondo me, da tenere in considerazione è che il nostro modo di fronteggiare questa emergenza, che è sanitaria, sociale, economica, dovrà evolvere nel tempo. Questo è fondamentale. Le problematiche che abbiamo di fronte oggi non saranno quelle che avremo di fronte tra 2 mesi, 6 mesi e un anno.